Buonasera da Cosimo Vestita, ben ritrovati con Sportivissimo al triplice fischio. Come sempre alla mia destra, Goffredo Trombetta. Ho temuto di qualcosa di biblico. Buonasera, buonasera. Ciao, Ciao, ben ritrovato grazie. Goffredo. Poi abbiamo con noi Cataldo Capuzzimati, il direttore sportivo della Vetrana. Buonasera, ben ritrovato anche a te Cataldo. Poi abbiamo Giuseppe Pastorelli, che è responsabile tecnico dello Sport in Manduria. Lucis in fondo abbiamo Vito Fanelli, che è l'istruttore tecnico sempre dello Sport in Manduria. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a voi. Allora, Goffredo, partiamo come sempre, no? Dal Taranto. Dai, Croce delizia. questa settimana, diciamo, il Taranto è stato defraudato, eh? Possiamo dire così? Possiamo dire così? Allora, facciamo una premessa. La settimana scorsa con il mister della Vetrana, che salutiamo, si parlava del fatto che i commenti fossero più o meno condizionati dai risultati, no? Quindi, messo da parte i 14 infortunati che bisognerebbe poi affrontare e capire perché e Che per come, sono sono tanti. tanti, è già. Messo da parte il rigore nettissimo negato, perché di rigore netto si tratta, negato al Taranto a pochi minuti alla fine della partita, non si può però nascondere che si sono affrontate due squadre molto, 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 ma molto modeste, in cui la differenza l'ha fatta un quasi quarantenne con la pancia da dopolavoro ferroviario, senza offese per il dopolavoro ferroviario, che risponde al nome di Reginaldo, il quale ha fatto quello che voleva nella difesa tarantina. E onestamente il gioco del Taranto continua a essere imbarazzante. Cioè, io ripeto, al netto di tutte le scusanti possibili e immaginabili, è una sconfitta che continua a essere figlia di quello che io ormai lo dico da una vita, dei limiti evidenti tecnici che neanche un trascinatore o un totem, come lui si è amato definire come Capuano, riesce a portare almeno al pareggio. Il pareggio ci poteva tranquillamente stare, ripeto, però poi alla fine, cioè, anche nei commenti post partita, anche nei commenti dei giornalisti, no? Si parla di partita brutta, di partita brutta, e brutta è stata. Poi ripeto, Ma il dipende rigore è anche netto. dagli infortunati, dai Ho capito, Goffredo, però allora a quel punto scusa, cioè bisogna il aprire Taranto è un altro questo, attualmente discorso. non è che poi Perfetto, sono c'erano d'accordo. No, c'erano 14 forse alla fine di infortunati, sì, però. ma dico nella distinta, c'erano 7 della primavera, La primavera serve per quindi. quello. Qui abbiamo un cultore, un maestro del settore giovanile. Meno male che c'è la primavera, altrimenti si giocava con 12 persone e andavamo avanti. Infatti, Però voglio dire, diciamo, per 7 dire della che prima. erano veramente contati, cioè, Decisamente chiaro. sì, però ripeto, Bimbo, allora a questo punto bisogna capire se dobbiamo fare un discorso tecnico, e nel discorso tecnico il Taranto è poca roba. Se dobbiamo fare invece un discorso infortunistico, allora bisogna capire: è colpa di una preparazione atletica sbagliata? È colpa del cambio erba sintetica, erba naturale? È colpa di giocatori che sono arrivati a tanto, non al meglio della loro forma? Cioè, voglio dire, da qualche parte sì, bisogna capire, perché ripeto, è lo stesso Capuano, ma con chi deve fare le nozze? Ma neanche i fichi secchi c'ha. Allora, intanto salutiamo Giuseppe Delisanti in collegamento video, telecronista di Canale 9. Buonasera Giuseppe. Ciao, buonasera Cosimo, buonasera a tutti i telespettatori e buonasera ai tuoi ospiti. Ben ritrovato. Allora, sentiamo Cataldo Capuzzimati in merito a questa sconfitta, diciamo, no, non meritata. Io non riesco in qualche modo a dare delle colpe a qualcuno perché il Taranto, diciamo, è nato con una formazione, con una rosa con tante lagune. Nonostante queste lagune c'è stato questo cambio di panchina che ha dato l'infa e sotto gli occhi di tutti sicuramente la società è senza nulla togliere ai ragazzi che si stanno comunque. Non voglio dire che la rosa ha dei giocatori meno forti, più forti, sì, ha delle lacune, per quel campionato che deve affrontare. Si sapeva che
perché tanto doveva affrontare la conferenza e che comunque l'obiettivo rimane quello della salvezza. Senza così dubbio. Come abbiamo detto qualche settimana fa, quando ero nuovamente ospite, venivamo da dei risultati positivi, si pensava di andare oltre. L'obiettivo di Taranto rimane quello della salvezza. Non dobbiamo viaggiare con il sogno quando le cose vanno bene, e dobbiamo essere realisti. Certo. Naturalmente sperando che non sia stata la liberazione. Cioè, i miracoli, sì, d'accordo, dobbiamo dare atto a quello che Capuano sta facendo. Sì. I miracoli garantiti si fanno, si concretizzano, però ci deve essere sempre una base. Sentiamo mister Pastorelli. Io mi collego solo al discorso, perché avete messo in evidenza il discorso delle sette primavere. Positivo anche della primavera, pare che stia facendo un continuo lavoro importante, con l'Italia si può girare indietro e cercare di attingere a questi giovani, la politica dei giovani porta un po' più lontano, qualche altro che molto probabilmente il discorso Taranto mi possa soltanto interessare la piazza. Penso che Capuano adesso, in questo momento particolare, deve attingere alla primavera. Non c'è altra, no, altra soluzione. Secondo me è la volta buona di dare spazio anche un po' ai giovani. Lui ha citato il Reginaldo. Vabbè, poi tu sei stato nel settore giovanile del Taranto, no? Quindi sai quanto è difficile. Sono stato l'ultimo anno anche con la Zelatore. Noi andavamo avanti alla grande con Manfredo Paradisi, anche la Tartara, anche con, abbiamo fatto delle formazioni, giocavamo con una, l'età, diciamo società, ma eravamo prima di tutto i fenomeni, sempre per le persone più importanti, e di conseguenza bisognava fare l'altro. Devo ringraziare. È polemica questa, no, questa affermazione. Polemica, in realtà sono le cose che purtroppo una visione. No, quando dici fenomeni. Sì, vabbè, io l'unica persona che devo ancora ringraziare, perché fu molto gentile, il nostro direttore sportivo. Zelatore, adesso mi sfugge il nome. Del settore giovanile o della prima squadra? Era Volume. Luigi Volume, dove mi disse di stare vicino a delle poste così importanti, no? Abbiamo bisogno sia la sua personalità a prezzo, ma si faccia da parte. E questo ci tenevo a dirlo, non per altro, perché eravamo primi con tutte le fasce di età, sì, fatte da zero. Poi la Zelatore lasciò insieme. Ecco, diciamo che la pecca del settore giovanile del Taranto, che non è stato mai continuativo, no? Ci vuole continuo. Ricordo che pare che questa primavera, gestita in un modo non so da chi, dico, però sta facendo risultati. Fa parte della cattiva comunicazione, no? Di cui la maggior parte della tifoseria accusa questa società. In teoria dovrebbe essere gestita da questa società con un'interessenza di Dionisio, del vecchio direttore sportivo del Taranto Dionisio, che però dopo aver allontanato Gori dopo le prime due partite ha inanellato una serie di vittorie, sì, clamorose, ed è al secondo posto, se non erro, nel proprio aggruppamento della primavera. Esatto. Il problema però, come hai detto tu, diciamo del tu perché ci conosciamo e ci siamo apprezzati nei vari campi, il fatto reale è che un conto è portarseli in panchina i ragazzi, no? Un conto è di fare necessità virtù, cioè voglio dire, i vari Sacoa, per dire i nomi di giocatori della primavera, Maiorino, che ormai da 2-3 anni che gira intorno alla prima squadra, questo povero ragazzo non riesce mai a trovare, a ritagliare, e mi dicono tutti che sia un grande giocatore. Allora voglio dire, in un momento del genere in cui tu veramente hai difficoltà, rischia, anche perché in casa non viene nessuno a vederti, quindi non c'è nemmeno la pressione solita del pubblico tarantino, fuori casa cosa potrà capitarti? Che qualche fenomeno dagli spalti ti possa urlare qualche cosa, ma credo che sì, anche in primavera forse ne capita anche di peggio. Noi, io dico noi perché parlo trovare, perché anche con il mister Geretto la nostra politica in eccellenza qual è stata l'anno scorso? Noi c'eravamo il doppio centrale 2002, noi abbiamo avuto il premio diciamo come miglior società di minutaggio, sì, il minutaggio dico per aver schierato questo, ci siamo salvati, e in eccellenza penso che se una società, ma anche dei professionisti, certo, questo vale ancora di più dal momento che la vetrina è più importante,
e lì si può poi arrivare a esaltare. Sentiamo Vito Fanelli. Ma quest'anno la Lega Pro è un campionato particolare perché sono poche le società che hanno speso dei soldini per andare in B e quindi molte società hanno abbassato il budget. Vedi Andria, che è una piazza importante, che una già, squadra, tra l'altro già è una squadra giovanissima, e quindi con i giovani in piazze come Andria, e come abbiamo citato, è facile fare esordire i giovani, bisogna avere coraggio, ma purtroppo la pressione della gente è tanta e quindi devi portare subito il risultato. Ripeto, Catanzaro, Crotone e Pescara hanno speso per salire subito, anche se ritengo che quest'anno il Catanzaro allunga e vincerà di tanto, perché l'anno scorso è stata l'antagonista del Bari, ha tenuto la stessa squadra, stesso allenatore, piazza importante, sono anni che spende, però penso che quest'anno sia l'anno giusto. Taranto, il mister Ezzolino lo conosco molto bene, e lui riesce sempre a lavorare con chi si trova, riesce ad estrapolare da qualsiasi tipo di giocatore il meglio, però la partita di ieri ha incontrato un Picerno arrabbiato che ha iniziato bene la stagione con dei giocatori di categoria, una squadra che gioca già da 4-5 anni insieme. Io dico Reginaldo, ma Reginaldo, nonostante abbia 40 anni, fa ancora la differenza, bisogna essere obiettivi. Ce ne siamo accorti. Per quanto riguarda il rigore era sacrosanto, però non bisogna attaccarsi al singolo episodio. Il Taranto non fa un buon calcio, ma riesce a coprire bene il campo, perché il mister a livello tattico ci lavora, è un martello, è esigente. È chiaro che il direttore Luca Evangelisti adesso si starà guardando intorno, perché servono dei giocatori per poter arrivare all'obiettivo che oggi è quello della salvezza. Sentiamo Giuseppe Degli Santi. Ma io sono d'accordo con quello che ha detto Goffredo prima, nel senso che a questa squadra mancano dei calciatori, insomma, no? Il fatto che ci siano comunque diversi infortuni in rosa si vede proprio sul campo, ecco, che mi fa fatica il Taranto. Taranto contro il Picerno non ha fatto una delle sue migliori partite in questo campionato, diciamolo chiaramente. Ecco. L'episodio del rigore è sicuramente discutibile, però comunque, cioè, sul piano del gioco il Taranto non è stato perfetto, lo possiamo dire tranquillamente. Serve subito un riscatto, ecco, serve subito un riscatto, il Taranto deve subito riprendersi, la prossima sarà già importante nella gara contro la Viterbese, però ecco, serve subito una ripresa importante agli uomini di Capuano. Bene, allora adesso prego la regia di mandare la schermata con i risultati della 12ª giornata. Eccola qui. Messina batte Monterosi Tuscia 3-2, Catanzaro batte il Crotone per 2-0, Fidelis Andria in Monopoli 1-1, mentre la Juve Stabia vince Giuliano per 1-0, Pescara batte la Gelbison per 2-1, il Picerno batte il Taranto per 2-1, mentre Turris e Ladina pareggiano per 2-2, Viterbese e Potenza 3-3, Virtus Francavilla e Cerignola 1-1, mentre il posticipo di questa sera è iniziato alle 21, alle 20.30, il risultato 1-1, è sull'1-1. Naturalmente 1-1, sì. In rete il Foggia al terzo minuto Peterman sul rigore, poi ha pareggiato Russo all'ottavo, quindi in 8 minuti botta e risposta tra Downi e Campani. Perfetto. Allora, adesso la classifica: Catanzaro solo al comando a 32 punti, Pescara 29, Crotone 28, Monopoli Latina 18, Giuliano Juve Stabia 17, Monterosi Tuscia 16 insieme alla Gelbison e Cerignola, Turris 15, Foggia 14, Virtus Francavilla e Taranto 13, Avellino 12, Potenza e Viterbese 11, Picerno e Messina 10, chiude la Fidelis Andria, fanalino di coda a 8 punti. Allora, dicevamo, questo Taranto che, se non altro, no, deve ritrovare... Invito anche gli ospiti a parlare un po' più forte, perché ci dicono i nostri telespettatori, si sente poco, oppure questo è il microfono, chiedo alla regia un attimo di... Ok, detto questo, io sentivo parlare di... giustamente di rinforzi a dicembre, gennaio nel caso della Serie C,
Il problema è capire che possibilità economiche ci sono da parte della società per poter accontentare Evangelisti, perché allo stato attuale continuare a prendere degli svincolati non credo che abbia tanto senso, no? Perché comunque sono fuori forma, comunque prima di metterli in forma ci impieghi 2 mesi e sei già arrivato a gennaio. Okay. Quindi... D'altra parte, qui ho fior di personaggi che hanno fatto la storia del loro piccolo, del loro grande del calcio, credo che nessuna società si liberi del proprio campione, no? Cioè fondamentalmente un giocatore che arriva nel mercato di gennaio è un giocatore che ha 9 volte su 10 deluso in altre piazze e che magari cerca il rilancio su tanto. Allora, qui c'è da capire. Il Taranto può aspettare l'occasione di rilancio di un giocatore, noi abbiamo bisogno di certezze. Certezze che in questo momento stanno mancando e la colpa non è né dei giocatori e né di mister Capuano, che ripeto, mister Capuano, guarda, io voglio fare un esempio, cioè un esempio, è venuto fuori oggi in una discussione in uno dei tanti gruppi di tifosi arrabbiati, no? Cioè questa è una società che è partita sprombattuta dicendo 10° posto. Da quel momento questa società, chi ha detto questa cosa qui, è sparita, non parla più e manda in avanti scoperta sempre Capuano, mister Capuano, il quale è costretto a parlare di infortuni, di campo, di massaggi, di integratori alimentari, di pranzo, di cena, ed è stato l'unico che ha avuto l'onestà intellettuale di dire a noi, noi dobbiamo salvarci anche all'ultimo secondo dell'ultima partita per evitare i playoff. Allora, il discorso qual è? Intanto in questo momento deve fare di necessità virtù. Le sconfitte sono frutto di quelle partite in cui i limiti vengono esaltati e non ti portano a vincere le partite, perché la squadra è sempre la stessa. Poi può mancare la squadra vince quando riesce a esaltare. Sì. Quello che stai dicendo da parte di Riccardo Palmieri, che dice: Goffredo, ma poi con quali soldi dovrebbero fare il mercato? Dobbiamo solo ringraziare che il campionato è ridicolo. L'ho detto prima, il problema è capire. Allora, nel velone della coda parleremo anche della problematica economica, no? Però voglio dire, è da capire. È chiaro che in questo momento bisogna fare di necessità virtù. Alla fine, ripeto, il rigore di ieri era netto, sacrosanto, poi bisogna vedere se lo realizzavamo o meno, però, ripeto, il tanto visto ieri, così come visto domenica scorsa in casa con Giuliano, è poca roba. Tu dici non lascia fiducia per il futuro? Non lo so, quando sbaglia le partite le sbaglia, cioè quando non riesce a portare, però a far emergere determinati limiti. Quel rigore fosse stato fischiato... Ma non solo quello, poi vogliamo mettere il parapiglia finale che ci priverà molto probabilmente per qualche giornata di Pannucchi, che fino ad ora era risultato il punto di forza, ora non si è capito bene che cosa è successo. Vogliamo dirla tutta, che la cosa che più mi ha dato fastidio vedendo la partita al di là del rigore è che un arbitro che in qualche modo, voglio dire, ha la partita in pugno e l'ultimo calcio d'angolo te lo fa battere, invece no, come scappò, quarto minuto di recupero, ma neanche l'angolo ti ha fatto battere, e che ha scatenato ancora di più le ire, perché voi mi insegnate, voglio dire, l'arbitro parte il cross, fischia un fallo, il famoso fallo di confusione, la partita è finita lì e hai portato a casa quello che volevi portare a casa. Ecco, anche lì si è creato poi tutto un parapiglia, però ripeto, c'è da capire il perché degli infortuni, se questa società ha la possibilità di intervenire sul mercato di riparazione, ci sono tante piccole cose. Vedremo, dai. Allora, adesso prego la regia di mandare il filmato appunto del Piceno che batte il Taranto per 2-1, gentilmente concesso come sempre da Antenna Su. Prego. Picerno torna al successo dopo 2 mesi, l'unica vittoria in campionato dei Lucani l'11 settembre scorso contro un'altra pugliese, il Foggia. Il Taranto invece subisce la seconda sconfitta consecutiva, gara brutta e nervosa, poche le occasioni degne di essere raccontate. Le azioni di cronaca partono al 3° minuto con Guida che in area di rigore lucana si gira bene ma calcia di sinistro di poco alto sull'incrocio dei pali. Vannucchi sale sugli scudi al 13° minuto, respinge un tiro di Reginaldo in diagonale, è il preludio al gol che giunge 4
4 minuti dopo a siglarlo è ancora l'esperto numero 19 che in diagonale batte il portiere rossoblu per l'1-0 lucano. Vannucchi in area di rigore al 29esimo deve intervenire su Diop a Valanga, sventando così una minaccia. Il gol del Taranto giunge al 37esimo, lo firma Valerio Labriola, il suo primo gol in Serie C, un perfetto pallonetto che supera Crespi per l'1-1. Con questo risultato si va al riposo, nella ripresa c'è poco nulla da raccontare, la solita girandola di sostituzioni, al quinto c'è un raso terra di Reginaldo parato da Vannucchi. Al 14esimo il gol che fisserà il punteggio sul 2-1 finale, lo sigla Emanuele Esposito, il capitano raccoglie un corto rinvio di testa di Antonini e deposita il pallone al volo alle spalle di Vannucchi. I rossoblù hanno recriminato a lungo per un atterramento di Tomasini in area di rigore dopo un contrasto con Allegretto, il direttore di gara, il signor Carrione di Castellammare di Stabia, ha lasciato correre tra le proteste dei pugliesi. Finale con le scintille, dopo il triplice fischio del direttore di gara sono stati espulsi Vannucchi per il Taranto e Cuda per il Picerno per reciproche scorrettezze. Allora Goffredo, oltre al danno pure la beffa, non ci avremo neanche Vannucchi domenica. È che quello è, quello quindi... è. Però sai, voglio dire, è anche vero che credo che l'Oliva sia recuperato appieno, l'Oliva che a me è sempre piaciuto, che a Taranto ogni volta è venuto da avversario, ci ha sempre fatto vedere i sorci verdi, quindi voglio dire, quello è, Russo non c'è più, Martorell credo che non sia il caso, è un ragazzo forse fin troppo giovane per provarlo a mettere in campo, quindi sicuramente giocherà all'Oliva e ripeto, io l'ho sempre detto, chi veste la maglia rosso-blu secondo me sono i migliori giocatori al mondo. Poi, ripeto, tutto il resto è... Sì, è fuffa. Allora, sentiamo, Cataldo, secondo te era rigore? Rigore, c'erano le condizioni per poterlo decretare, però è inutile piangere sull'episodio, su decisioni arbitrali che sappiamo benissimo, è questione di attimi. E soprattutto con il discorso che non c'è la famosa VAR. Detto questo, riallacciandomi al discorso di prima di Goffredo, senza ombra di dubbio bisogna capire in che termini la società possa intervenire sul mercato, però è normale che qualcosa bisogna farla. Sul discorso dei giocatori svincolati o dei giocatori che in qualche modo stanno bene da qualche altra parte e poi devono scegliere di venire a Taranto, deve essere abilità del direttore sportivo. E ti dico, lo vivo io sulle mie spalle, il mercato di gennaio è molto più difficile di quello estivo, perché andare a convincere un ragazzo che comunque è una certezza a Pescara, per esempio, farlo venire a Taranto, o devi offrirgli di più, oppure devi trovare le giuste condizioni che possano convincerlo, e non è semplice. Oppure devi puntare sulla scommessa, o devi, come diceva bene il mister Pastorelli, cercare di trovare il connubio giovani con qualcuno di esperienza che sta facendo bene in una categoria inferiore. Certo. Sentiamo mister Pastorelli, secondo te era rigore, mister? Io penso che c'è una questione di pettate, però sai, la cosa viverlo sul rettangolo di gioco e valutare, però molto probabilmente... Cioè lì non ha avuto, Tomasini non ha avuto l'opportunità di tirare, perché no? L'arbitro era molto lontano, non è stato aiutato dall'assistente, ora le immagini sono già andate più volte, ma se si vede l'arbitro arriva sul luogo del diritto e istintivamente guarda il giocatore, guarda l'assistente, il quale non se ne ha assolutamente nulla e fa continuare a giocare, voglio dire... Lì c'è anche la complicità dell'assistente che doveva collaborare, o quantomeno ha ritenuto opportuno anche lui non essere rigore. Sentiamo Vito Fanelli. No, vabbè, per il calcio di rigore credo sia netto, quindi, però se dobbiamo ripetere la stessa cosa non bisogna vedere soltanto questo episodio. Per quanto riguarda il mercato invece penso che il direttore sarà difficile fare un mercato, perché comunque dalle nuove norme adesso devi liberare il posto, perché c'è un numero che devi tenere in lista, devi vedere il calciatore
quando sente Taranto, sì, la piazza ti esalta, però quando vedi la classifica e la situazione societaria, magari ci devi pensare un po'. Stessa cosa sta succedendo ad Andria. Ad Andria hanno chiamato una marea di allenatori importanti, che però anche lì, ultimi in classifica, una squadra che si pensava che potesse fare un campionato dignitoso, invece hanno rifiutato parecchi allenatori, quindi anche quello a livello professionale bisogna... Quindi Dudu non è stata la prima scelta? No, Dudu era l'allenatore della primavera e sinceramente in una settimana è riuscito ad avere dialoghi con i giocatori, ha messo con la sua poca esperienza, lui ha fatto soltanto una parentesi in D a Gravina, sì, portando il Gravina alla salvezza, e da calciatore ha fatto una discreta carriera, pur non essendo un ottimo difensore, però le sue 300 partite in B e in A tra Bari e Cesena, poi ha finito la carriera da Lodigiani, ce li ha, e forse ha lavorato più sulla mente dei calciatori. E sinceramente il secondo tempo ieri l'Andria meritava addirittura la vittoria, perché è andata sotto, è riuscita a pareggiare, esprimendo anche un buon calcio, cambiando poi addirittura assetto tattico. Allora, tanto il PD primo tempo, sì, allo Zaccheria 1-1. Allora, mettimi la battuta, il problema, caro mister, sono le chat, nel senso che WhatsApp come Messenger ha rovinato il calcio, nel senso che come dire, ci si può essere bravi a nascondere la polvere sotto al tappeto in tanti modi, no? Però voglio dire, tra giocatori e tra procuratori si parlano. In questo momento, al di là del nome Taranto, la piazza non è ambita, è inutile girarci intorno, io lo dico, me ne assumo io la responsabilità, chiaramente. Però è, cioè, voglio dire, si parlano questi tra di loro e probabilmente c'è qualcosa che non convince le persone a venire a Taranto, perché poi, ripeto, il caso più eclatante per quel che mi riguarda è quel ragazzo, ora vuoto di memoria, che non viene a Taranto perché dice che vuole stare vicino casa, e lui è lombardo, che abbiamo avuto l'anno scorso, aiutami, mi verrà, e poi va a giocare a Pagani, che fondamentalmente è lontano comunque da casa sua, quindi vuol dire che non ha avuto determinate garanzie per poter giocare a Taranto. È questo quello che mi spaventa, ma lo dico da tifoso, non da gufo e detrattore come qualche fenomeno. L'obiettivo, perché poi le eminenze grigie prima o poi verranno fuori, no? L'ho scoperto, però... Prima della trasmissione abbiamo, sì, postato, secondo voi, sulla nostra pagina di Sportivissima, secondo voi era rigore su Tommasini? Hanno risposto in diversi. 99% sì. Allora, dai. Mario Giannini dice, anche se ci danneggia, io credo sempre nella buona fede degli arbitri, se no finisce tutto, diciamo. Ma questo, per, ma per questo lui, no? Diciamo che lo grazia quasi l'arbitro, no? Poi Piero 40 dice sì. Alessandro Arcangelo Perrone dice certo che era rigore, ma io credo che non ci sia proprio dubbi sul fatto che fosse rigore. Poi ripeto, a vedere bene le immagini si vede che il giocatore del Picerno tocca il polpaccio sinistro di Tommasini, allora, che cade, esatto, di tirare, ma tanto che poi a prescindere, cioè, poi il tiro magari sarebbe andato guarda, fuori nella conferenza più breve della storia mondiale, della conferenza stampa, è durato un minuto e mezzo, la conferenza di mister Capuano, lo dice chiaramente, dice mi spiegate qua, e lo dice, credo che l'abbia detto, spero in maniera tranquilla, anche all'arbitro, perché dice, ci mancherebbe anche la squalifica del bis, mi spieghi qual è la logica di un giocatore solo davanti al portiere che sviene, muore, per fare che cosa? Cioè, voglio dire, lì, se tu hai il portiere, voglio dire, non dico che è gol, ma è buona occasione. Evidentemente, ripeto, secondo me, vedendo le immagini, arbitro lontano, ho guardato l'assistente che ha segnato Lulle e sono andati. Altri due messaggi, Giosco Mianiglio Kimura, il prof. Sì, il prof. Buonasera a tutti e saluti a Goffredo. Grazie, Forza Dalla, sempre cambio. Comunque solo saluti prof. Poi Francesco Albano dice Forza Dalla. Ma quello sempre. Ma forse proprio perché siamo innamorati del tanto, che siamo così col fegato scattato, ormai, così si usa dire a Milano. Allora andiamo, che cosa? Le pagelle. Ah, le pagelle. Le pagelle di Giuseppe Gallo. Sono curioso stavolta. Vediamo un po'. Arrivano. Giuseppe sempre molto obiettivo e a volte anche cattivo, eh? Più di me è difficile. Più di te, però si avvicina. Ecco.
Alfredo, due sufficienze. Ho trovato uno più cattivo di me. Due sufficienze e tante insufficienze. Vabbè. La Briola, sei... Non lo so, qua abbiamo un direttore sportivo, cioè voglio dire, ma togli la curiosità, ditemi la verità, anche mi se, cioè, ma qualcuno le legge, le, cioè, vi fate condizionare, i vostri ragazzi si fanno condizionare dalle pagelle, oppure, voglio dire, è solo un modo così come un altro, perché l'ultimo, chi peggio viene giudicato paga pizza e birra a tutto il resto della partita. Adesso ho un piccolo aneddoto, io quando ero ragazzina facevo le pagelle del San Marzano Calcio, secondo la categoria, e molti aspettavano la pagella, quindi qualcuno potrebbe in qualche modo poi... Pensate, ma che voto ho preso? Sai, le pagelle sono come l'oroscopo. Infatti, no, per alcuni, dipende per se uno ci crede. Sono per curiosità. Comunque, posizione, io a Vannucchi, comunque per il fatto che io la sufficienza delle idee. Tra l'altro abbiamo perso Vannucchi. Ora vedremo, ora ti ripeto. Speriamo almeno che gli diano una giornata. Non credo. Già con i problemi di Rosa, che è decimata, ecco, mettiamola così. Esatto. E poi questi episodi che si verificano a fine partita ti condizionano ancora di più e quindi ti aggravano maggiormente. Diciamo che Vannucchi... C'era il nervosismo del non rigore dato. Sì, no? Sì, ma io credo il non rigore, il calcio d'angolo legato all'ultimo secondo. Vannucchi è tornato negli spogliatoi dopo questo parapiglia perché è stato bloccato. Cioè, voglio dire, è successo ancora di, tra virgolette, di poco edificante. Ora, se è colpa di Tizio e di Caio, non ci sono le immagini. E lamentava, da quello si vede dalle immagini, una botta al labbro, come se ci fosse stato uno scontro, no? tra il Colored del Picerno e Vannucchi. Però ripeto, ha ragione Aldo, in una situazione di emergenza con gli uomini contati devi essere un po' più sì, tranquilli, perché ora voglio dire, ora avrai 10 infortunati e uno squalificato, ma così facendo praticamente si allarga la lista. Temo che non sia una. Allora sentiamo Giuseppe Deli Santi in merito alle pagelle, sei d'accordo? Sicuramente, alla fin fine i voti ci stanno, ecco, quindi per la partita che ha fatto il Taranto sì, siamo quasi d'accordo probabilmente su tutto. Per il resto, come avete detto voi in studio prima, il Taranto poi bisognerà vederlo anche dopo con i ritorni poi magari dei vari calciatori infortunati, ecco, e poi bisognerà vedere anche il mercato. Bene, allora, ti stai preparando per... il veleno, guarda, ti sorprenderò, sarà breve e non si parlerà di calcio giocato. Addirittura, quindi adesso mi hai incuriosito. È vero. Intanto prego la regia di preparare già la sigla, così, allora, vai. Allora, caro Bimo, ma comunque questa volta sarò breve e conciso e non parleremo di calcio. Abbiamo detto che siamo curiosi di vedere quello che potrà succedere nel mercato di riparazione di gennaio, no? E qualcheduno, come Riccardo Barbieri, ci ha detto, ma con quali soldi? Ebbene, proprio in virtù del problema economico, purtroppo la stampa locale, non so se in maniera volontaria o in maniera distratta o in maniera da tutelare i propri accrediti, ha dimenticato all'improvviso quello che doveva succedere il 31 ottobre, cioè l'approvazione di un bilancio 2020-2021, che è stato rimandato, così come la legge lo permette, all'11 novembre, e che, ti ricordi, la settimana scorsa avevo in qualche modo chiamato il socio di minoranza del Taranto, l'APS, per verificare se questo bilancio fosse entrato nelle loro conoscenze, perché è giusto che anche il socio di minoranza legga le carte prima di poter approvare o meno, visto che stiamo parlando di cose soggette alle leggi dello Stato italiano. Ebbene, alle 9.18 di stamattina, alle 9.18 sono preciso perché poi non vorrei che fosse arrivata alle 9.19, alle 9.18 di stamattina nessun bilancio era arrivato sulla scrivania dell'APS.
Allora, io ripeto, questa cosa qui a me dà veramente da preoccupare, più di qualunque altra cosa. Non è la prima volta che la società non è ligia a presentare i propri bilanci, ci garantisco che va tutto bene Madama la Marchesa. Devo essere sincero, questa è una situazione che non abbiamo già visto con il buon Daddario, dove tutto quanto andava di filo di due e poi abbiamo visto dove siamo andati a finire. Allora io continuo a non capire perché una cosa del genere venga continua a essere taciuta dalla stampa locale. Ripeto, continuo veramente a non capirlo, con tutto il rispetto che ho per i giornalisti tarantini, è una cosa che veramente continuo a non capire. E il mio veleno per il momento è finito qui. Allora, intanto diciamo questo, che questa mattina è stato operato, sottoposto un intervento, no, alla ricostruzione plastica del tendine d'Achille Filip Rajčević, che praticamente gli è stato ricostruito il tendine, no? Quindi diciamo che la convalescenza è confermata, oscilla tra le 4 e i 6 mesi, quindi ha finito di giocare. Quest'anno ha finito di giocare. Quindi un altro giocatore, no, che poteva servire, perché devo dire che Rajčević quando è entrato ha dato il suo supporto, ha cambiato le partite. Allora, lo ripeterò fino alla nausea, chiunque giochi in questo momento sta dando il massimo, che poi il massimo è quello che è fin troppo evidente, ma io non ho visto nessun ragazzo tirare indietro la gamba, per assurdo ho visto ragazzi che si sono appunto rotti, però ti faccio un esempio proprio sciocco, no? Ma scusate, ma Diaby da un anno fermo, gioca 45 minuti e si ferma per 3 partite, gioca 2 partite 50 minuti perché non ha ancora e sparisce un'altra volta dai radar, ma voglio dire, ma di che cosa sta succedendo? E ripeto, nessuno dello staff medico ha la faccia di presentarsi in conferenza stampa e dire le cose come stanno, mandano lo sbaraglio Capuano contro tutti, veramente il totem. Sei a corto di uomini, no? È chiaro che devi rischiare di AB, diciamo, se tu non avessi avuto una situazione d'emergenza magari l'avresti risparmiato e adesso di AB magari sarebbe entrato in forma. Non lo so, io le però ripeto. È chiaro che sì, figlia di una situazione, diciamo. Ma io non do la colpa a Capuano, cioè, però può lo staff medico del Taranto andare in conferenza stampa, invece dico un'altra, Rajčević, la rottura o la ricostruzione del tendine d'Achille era già uscita sui siti dei tifosi, la stampa, il Taranto non aveva detto nulla, aveva detto no, ma forse è meno grave del previsto, cioè voglio dire, lo sapeva l'ultimo tifoso e il Taranto non lo sa. Non lo vuol dire, ma ripeto, è tutto legittimo, perché è da di Dio. Poi i risultati si vedono. Volevo farti una battuta. Siamo passati dai 10.000 tifosi contro Taranto Bari dell'anno scorso, non stiamo parlando 10-11.000, agli 11 contati, 11, 9 più 2 bambini che hanno aspettato il pullman del Taranto che usciva per incitare solo la maglia per andare a Picerno. Questo ti fa capire che cosa ha combinato, che cosa è successo in tutta questa cosa, di chi è la colpa? Io lo so di chi è la colpa, l'ho già detto, ma non voglio dire, pazienza, ripetita Juve, non lo ripetiamo più. Prossimo turno, 13esima giornata, numero che porterà bene, sono convinto, alle 14.30, Gelbison Turris, Monopoli Foggia, Monterosi Catanzaro, Taranto Viterbese, vero scontro per evitare le zone calde della classifica. Alle ore 15 Pescara Messina, alle 17.30 Cerignola Picerno, Avellino Giuliano, Crotone Fridelis Sandria, Juve Stabia Virtus Francavilla, Potenza Latina. Bene, allora se non hai nient'altro da aggiungere possiamo passare alla serie di girone H. Prego la regia di mandare la schermata. Risultati della 10ª giornata, il Barletta batte la Fragolese per 2-0, la Cavese batte il Bitonto per 1-0, Matera batte il Brindisi per 2-1, Gladiator e Francavilla Insigni 1-1, Molfetta batte il Gravina per 1-0, Puteolana e Nuocerina pareggiano per 1-1, mentre il team Altamura batte il Lavello per 3-0, Nardò e Martina pareggiano per 0-0, mentre il Fasano batte il Casarano per 2-0. La classifica: Cavese solo al comando a 23 punti, Fasano 21, Nardò e Brindisi 18 insieme al Barletta, Casarano 17, Team Altamura 16, Afragolese 13,
Gladiatore, Martina Franca, punti 12, Nocerina 11, Molfetta 10, poi Franca Vilenzini, Matera, Lavello 9 punti, Bitonto 8, Gravina 7, chiude la Puteolana 5 punti, Fanalino di coda. Allora, inutile dire, no? La vendetta dell'ex. Vabbè, a parte questo, ogni settimana cambia una capolista qui in Serie D, no? Beh, sì. Iniziano con il Brindisi, sì. Casarano, poi il Fasano stesso, adesso ora la Cavese. Beh, diciamo che la Cavese conferma quello che di buono si è sempre detto, e poi comunque Cava dei Tirreni ha una storia, ha un campo difficile da andare a giocare, quindi perché da Dio. Quello fa un po' specie questa altalena di risultati che vede protagoniste le pugliesi, no? Il Brindisi adesso, no? Che va a prendere a Matera. Ha pagato il caro prezzo la presenza di Mister Ciullo, no? Ex Brindisino, ex del Brindisi. La vendetta dell'ex. Quindi fondamentale. Però ripeto, è anche vero che, e io mi rivolgo sempre, mi rivolgo a te mister, quando si va a giocare su quei campi di squadre che sono, tra virgolette, in zona pericolosa, il rischio è sempre dietro l'angolo, perché buttano sempre il cuore oltre l'ostacolo, e Matera Brindisi ne è un'ampia dimostrazione. Sappiamo che il girone H è di una difficoltà, negli ultimi 10 anni è stata una seconda Lega Pro, chiamiamola la vecchia C2. Il Matera veniva da due risultati importanti dopo l'esonero di Finamore, è arrivato Salvatore che ha trovato, diciamo, in poco tempo un assetto e ha fatto 3 risultati con 3 squadre che puntano a vincere. Per quanto riguarda il Brindisi, una società che fa degli investimenti importanti, come ha fatto il presidente, non può giocare in un campo pietoso come lo stadio Fanuzzi, quindi il terreno di gioco è davvero vergognoso. Poi la Cavese ha qualcosina più degli altri, lo sta dimostrando, la vera sorpresa è il Fasano con un allenatore emergente. Ormai sono 3 stagioni che no, dico una sorpresa perché ha cambiato allenatore. Ivan veniva dalla sua squalifica per quanto riguarda il calcio scommessa, l'anno scorso aveva fatto un grande lavoro seppure procedendo a Biceglie. Però Fasano adesso sta ritornando come gli anni 90, una piazza ambiziosa. Casarano nelle ultime partite ha rallentato un po'. La Fragolese pare si stia uscendo dai giochi. Nonostante, poi secondo me è la squadra migliore. Un grande budget. No, vista in questo momento la Fragolese, anche se la classifica, no? Beh, io l'ho vista 2 domeniche fa a Casarano, mi ha fatto una grande impressione. Sì. Però quando pareggi, poi magari ti esce la sconfitta. E gli altri si allontanano, se vedi la classifica, la seconda già 8 punti, 9 punti sulla sesta, quindi già si sta delineando chi può arrivare fino alla fine. Poi è chiaro che il girone di ritorno cambia tutto, perché a dicembre c'è il mercato, è un altro campionato, lì ci sono altre dinamiche, chi ha più forza mentale, psicofisica, certo. Quindi è tutto un discorso che poi in primavera esce. Visse Pastorelli. A me sorprende il Brindisi negativamente. Ciro lo conosco da una vita, professionista in tutto. Perdere a Matera e perdere male, poi dico, sta lasciando un po' di amaro in bocca. Io mi auguro che si riprenda, diciamo, anche, però mi diceva anche Vito, non giocavano a Brindisi, giocavano a Matera, dove non so se il campo, diciamo, li ha penalizzati anche lì, essendo una squadra tecnica, una squadra forte, una squadra costruita per vincere. Io sono convinto che, diciamo, Ciro darà la stessa da giusta a questa squadra, perché hanno le carte in regola. Poi si sta vivendo qualcosa di importante a Brindisi, si è ritornati, diciamo, a vivere il vero calcio. Brindisi è una grande piazza, lo faccio in bocca al lupo e penso che girone H sarà un bel campionato, come che sempre, sì, no? Che sino alla fine, più attrattivo, chi più ci ha fatto parte come noi al girone H, dico, si sa che è stato sempre quello,
abbastanza duro. Cataldo Capuzzimati. No, lui a Cataldo cambiamo, se no parliamo. Cataldo, abbiamo parlato, grossa delusione per quanto riguarda domenica, perché noi ricordiamo, noi parliamo sempre della partita in sé per sé, poi sì, il campionato è lungo e alla fine vorremmo essere sempre smentiti di tutto ciò che abbiamo letto. Un'altra delusione di domenica è il Casarano. Casarano che è vero che va a giocare a Fasano su un campo difficile con una squadra in piena forma, cioè, però il Casarano è inutile la scuola, è un'altra di quelle squadre costruite alla vigilia del campionato, si aspettava, diciamo, un campionato da vertice, che comunque lo farà, secondo me ha tutte le credenziali per poter fare un campionato da vertice. Da notare la coreografia di Naldo Martina ieri, non so se avete visto, sì, qualcosa bellissimo, di spettacolare. Tra l'altro Naldo è l'unica squadra imbattuta della Serie D. Sì, ho visto ieri uno sketch su Facebook, c'era anche una battuta. Ora capisco le simpatie fra Tarantini, Naldo e Martina, voglio dire, ora capisco, sì, tante cose. È un gemellaggio non, sì, ben visto da qualche... Naldo è tardo come Martina, famoso 080, sì, sì, è storia di tutti i giorni. Comunque, è stata una bella coreografia. Esatto, Naldo, sì. Mister Ragno sta facendo il suo lavoro che ormai conosciamo. Mister Ragno se lo lasci lavorare, no? L'ha dimostrato lo scorso anno, lo sta facendo bene anche quest'anno. Ecco, diciamo che a Taranto ha pagato lo scotto dell'ambiente difficile, come d'altronde lo è anche a, sì, Brindisi, eh. Cioè, non ci nascondiamo, Casarano lo stesso, dove hanno costrizione di risultati, lì poi diventa difficile, no? Con Naldo stiamo cercando di organizzare un'amichevole, che non riusciamo a organizzare perché poi alla fine svanisce per problemi logistici, vediamo di farlo, perché sono curioso. Bene. Io sono un estimatore. Mi intanto ancora 1-1, sì, al quarto d'ora della ripresa tra Foggia e Avellino. Allora, Giuseppe, due parole sul Brindisi. Ma è inaspettato questo KO a Matera, l'ex Ciullo ha fatto lo sgambetto, come si suol dire, alla sua ex squadra. Il Brindisi sta vivendo un momento strano, ad essere sinceri, eh? Cioè, comunque alti e bassi continui, adesso c'è il primo vero distacco dalla Cavese, che sin qui si sta dimostrando la più continua, lo possiamo dire, di questo girone H. Ecco, noi ci aspettavamo Brindisi e Casarano che lottassero per la vetta di questo girone, e invece alla fine sta allungando la Cavese momentaneamente, perché lo sappiamo, poi il girone H è sempre sorprendente e a un certo punto può cambiare tutto. Ecco, voi dicevate bene prima, da dicembre inizia un altro campionato, ecco, con il mercato aperto. Il Fantisci sicuramente sta facendo bene, una vittoria importante quella contro il Casarano, dimostra ancora una volta la sua condizione importante, e quindi adesso vedremo. Anche il Naldo non bisogna sottovalutarlo, un bel pareggio con il Martina, e insomma il girone H, lo abbiamo sempre detto, è un girone sempre molto ambizioso e molto interessante da seguire fino alla fine. Bene, adesso prego la regia di mandare il filmato, appunto, del Matera che batte il Brindisi per 2-1. Prego. Sconfitta pesante per il Brindisi al netto del risultato, ma soprattutto per una prestazione che non ha convinto. La formazione bianco-azzurra incappa nella seconda sconfitta dall'inizio della stagione. Si rialza invece il Matera, che trova davvero 3 punti preziosissimi per la classifica e per il morale. Poco prima del fischio d'inizio il Brindisi perde il suo portiere titolare Bismara, che si fa male durante il riscaldamento. Veniamo alla partita. 10° minuto, occasionissima per la formazione di Danucci, che non riesce a trovare il gol praticamente da 0 metri. Prima D'Ammacco che si libera da un avversario, e poi Malaccari che si fa respingere, il suo tiro a botta sicura sulla linea, non riescono a trovare la gioia del gol. È un episodio che condizionerà l'intera gara, perché il Matera prende coraggio, il Brindisi invece cala vistosamente, soprattutto sul piano del ritmo. Al 23° il vantaggio dei padroni di casa. Calcio di punizione dalla tre quarti, pallone che viene dirottato sui piedi di Figlio Meni, che da 2 passi non sbaglia. Matera 1-0.
Il Matera prende coraggio e al 30° trova anche il raddoppio con un gol strepitoso di Bottalico che dalla distanza riesce a mettere il pallone nell'angolino. Matera 2, Brindisi 0, momento di grande confusione tra i biancazzurri ospiti. Il Matera vola sulle ali dell'entusiasmo. Il Brindisi accenna soltanto ad una reazione al 36° con Dammacco ancora una volta unica punta della formazione pugliese. Non c'era infatti oggi Santoro, mentre Di Piazza partiva dalla panchina. Finisce così il primo tempo 2-0 con il montaggio. Passiamo alla ripresa. Danucci prova a smuovere i suoi dentro Di Piazza e Stauciuk per Malaccari e Palumbo. Adesso il Brindisi è in campo con tre attaccanti di ruolo. Al 57° si fa vedere subito Di Piazza, lancio lungo per l'attaccante ex Andrea Catania e Lecce, para l'estremo difensore Lucano. Al 70° la formazione ospite riapre la partita proprio con Di Piazza, un'azione che si sviluppa sull'asse dei due nuovi entrati. Stauciuk dentro per l'attaccante che di testa riesce a trovare il gol che dimezza lo svantaggio. Prova a premere il Brindisi ma non riesce però a pescare il gol del pareggio. Seconda sconfitta stagionale per il Brindisi, vittoria pesantissima per il Matera che adesso vede nel mirino la zona salvezza. Aver visto il filmato sul prossimo turno. Andiamo al prossimo turno, 11ª giornata di campionato, si giocherà alle 14.30 del 13 novembre, Bitonto Gladiator, Brindisi Barletta, una di quelle partita da vedere. Bisogna vedere se Brindisi sarà capace di ritornare subito in auge per il campionato. Casarano Puteolana, Francavilla Insigni Molfetta, Gravina Nardò, Lavello Cavese, una trasferta sulla carta pace, ma abbiamo detto che nulla è facile il girone H della Serie D. Martina Fasano, praticamente, cioè, voglio dire, si possono incontrare a metà strada e giocare il derby dei derby. Nocerina Matera e a Fragolese Team Altamura. Bene, se non hai altro da aggiungere, assolutamente arriva qualche passaggio per caso. Sono andato a vedere, siamo al 70°, sempre 1-1, Poggia e Avellino. Allora, lasciamo la Serie D girone H per passare all'eccellenza pugliese con la schermata. 8ª giornata. Arbori Sibelli e Massafra 2-2, mentre il Gallipoli vince ad Avetrana per 2-0. L'Ugento vince a Castellaneta per 3-2. Il Gallipoli batte il Novoli per 1-0. Il Ginosa batte il Maglie per 2-0, mentre tra Ostuni e Manduria finisce sullo 0-0. L'Otranto batte la Virtus Matino per 3-2. La classifica. Gallipoli, Città di Gallipoli punti 21, Ugento e Otranto 18, Avetrana 16, Manduria 14, Ostuni 12, Maglie 10, Gallipoli Football 9, poi Novoli, Arbosibelli e Massafra 8 punti, Ginosa 7, Virtus Matino 3, chiude il Castellaneta a 2 punti. E credo che qui, direttore, correggimi se sbaglio, dovrebbe esserci l'Ugento sulla carta due partite in meno, perché una quella che recupererà. In merito ma non è stato omologato il risultato di Avetrano-Ugento, giusto? Nel momento sono rimasti tre punti che hanno conquistato sul campo. Quindi una partita poi domani si riuniscono e poi ci sarà la decisione. Quindi, allora, una partita in meno, ricordiamo, Ugento e Manduria. Manduria, sì. Allora, si tra recupero, Ugento e Manduria sarà il 10-11. Giovedì? Il 10-11. Allora, qui abbiamo il direttore sportivo della Vetrana. Allora, che è successo? Che brutta sta domanda. Vedendo i risultati, vi faccio notare che comunque è un campionato livellato, che non ci sono risultati scontati. La città di Gallipoli ha vinto la partita ieri al 92° con il Novoli. Quindi ha dovuto sudare non poco con la squadra di Marangio. Ma soprattutto, le squadre che in qualche modo sono costruite per la salvezza. Sono tutte squadre ben solide dal punto di vista difensivo. E il Novoli, che tra l'altro abbiamo già affrontato, è veramente una buona squadra che si copre bene, che riparte bene e anche il reparto avanzato è ben costruito, quindi non c'è risultato scontato. Per quanto riguarda, e parliamo di Avetrana Gallipoli, ti tocca. È una partita, chi ha visto la partita, ci sono poi le riprese che ha fatto la redazione, può notare che era una partita destinata allo 0-0. Cioè a fine primo tempo io in tribuna ho detto questa è una partita
che finirà 0-0, a meno che non ci sarà un episodio. Ce ne sono stati due episodi brutti, tra l'altro, che hanno... Due ingenuità, alla fine, se vogliamo. Vediamo, sono due infortuni, io li chiamo così, due infortuni, sì. Perché poi alla fine sono delle cose che purtroppo possono capitare nel calcio, o che hanno messo, che ha visto protagonista il nostro estremo difensore, e che non gli posso dire nulla, Angelo, perché tra l'altro è un professionista, non si può discutere su questo, che complice il campo che comunque non era in ottime condizioni, e complice un pochino la tensione, visto che la partita non riuscivamo a trovare la quadra, perché veramente non c'è stata un'azione di gioco. Nella prima frazione di gioco c'è stata un'azione al 41esimo del primo tempo che abbiamo fatto con Zaccaria, la sua conclusione è stata debole, neutralizzata dall'estremo difensore. Le manovre erano contratte, erano poco produttive, quindi sono stati questi due infortuni che hanno portato a capitalizzare a favore del Gallipoli, che, e quindi penalizzando noi. Che vi devo può dire? Aver pagato, mi dispiace mettere il dito nella piaga, può aver pagato il post partita che l'ha visto protagonista suo malgrado in quel nel derby domenica scorsa, di due domeniche fa, Manduria Vetrana, no, visto poi il botta risposta tra le due dirigenze. Sì, c'è stato, a mio parere no, perché poi parliamo di due episodi. E nel primo episodio già il passaggio era un passaggio comunque non ben riuscito da parte del nostro difensore, e al centro dello specchio della porta, quindi che ha messo in una condizione l'attaccante del Gallipoli di trovarsi in posizione buona. E la seconda è, in qualche modo lui voleva disfarsi del pallone con un'azione personale, e ripeto, anche complice anche il campo. E c'è stato quello, è accaduto quello che abbiamo visto. Che non doveva, però, accadere. L'approccio, qualcuno dice no, ho sentito in tribuna l'approccio alla gara, senza ombra di dubbio ti dico con estrema franchezza che quando giochiamo con le squadre, ben formate, ben organizzate, ben consolidate, entriamo con un approccio diverso, come è successo 7 giorni fa con il Manduria. E il Gallipoli era una squadra, è venuta a fare una partita per cercare di conquistare il punticino, per non perdere la gara. Calabuig l'ha costruita così ieri la partita, si vedeva, era una squadra che rinunciava quasi a giocare in avanti, si limitava soltanto a giocare di rimessa. In difesa, senza fronzoli, si buttava la palla in avanti. Noi non siamo stati bravi a creare la giusta manovra organizzata e ordinata. Purtroppo sì, fa male, perché sono punti che si perdono al di là di tutto. Non posso assolutamente dire nulla ai miei ragazzi, perché questa classifica è una classifica che ci sorride ancora, che ci vede in una posizione che nessuno immaginava, che dà lustro a tutto il lavoro che abbiamo fatto, e quindi cerchiamo di sottolineare, diciamo, quanto di buono abbiamo fatto adesso. Di tutto rispetto. È un grandissimo campionato, purtroppo è un incidente di percorso. Il peccato dove sta? Noi abbiamo due partite casalinghe, era questa e poi con l'Otranto, che tra l'altro è un'altra compagine importante, e quindi non sfruttare al meglio il fattore casa. Ma ripeto, noi stiamo avendo delle performance migliori fuori casa, dove non abbiamo subito un gol fuori casa su 4 partite, ed è un risultato importante. Affrontiamo con il giusto piglio. Sì. Adesso vediamo il filmato e poi continuiamo, sì, a parlare. Prego la regia di mandare il filmato, appunto, la Vetrana che perde in casa per 2-0. Servizio di Patrizia, 40. No,
Gara scialba e priva di azioni degne di nota, la gara tra Vetrana e Gallipoli Football poteva terminare tranquillamente in reti inviolate, se non fosse stato per due ingenuità del riparto difensivo della squadra del tecnico Enzo Franco, che ha regalato l'intero bottino alla squadra leccese. I biancorossi sin dalle prime battute sono apparsi subito poco concentrati, non riuscendo a macinare il solito gioco sinora prodotto nelle gare precedenti, ma anche gli avversari non sono stati di meno, offrendo una prestazione mediocre. Primo e unico sussulto del primo tempo al 41esimo, quando lo martire serve Zaccaria che conclude debolmente, senza impensierire più di tanto Catelli. Nella ripresa stesso copione, ma al 58esimo Romano, sfruttando uno svarione difensivo, insacca alle spalle dell'estremo difensore locale. Timida reazione dei padroni di casa, che comunque non sono riusciti a produrre azioni incisive, nonostante l'incitamento del numeroso pubblico presente sugli spalti. A pochi minuti dalla fine arriva il raddoppio del Gallipoli. Calò serve indietro De Marco, che ancora una volta cincischia sulla palla che diventa facile preda di Turco. Seconda sconfitta e giornata da dimenticare per i biancorossi, che comunque restano nella parte superiore della classifica, impegnati in casa domenica prossima contro l'Otranto. Che devo, sì. Che adesso ho notato e... la solidarietà dei ragazzi nei confronti del tuo portiere. Non ho capito. La solidarietà, l'abbraccio dei ragazzi. Il pubblico è stato fenomenale, il gruppo Ultra che ha sostenuto i ragazzi a fine partita. Che è troppo brutto per essere vero, una giornata storta può capitare, sì, del resto se non ricordo male è stato tra i migliori, no? due domeniche fa ad Manduria. Tra l'altro partita molto sentita. Ci può stare, poi il problema sai cos'è, Goffre? Che purtroppo in tribuna i tifosi, io poi sono un tipo sanguigno, poi cado in delle provocazioni. Non e devi mai cadere, è un peccato. No, purtroppo è un peccato, vabbè, per chi mi conosce lo sa, però devo fare un plauso ai tifosi e a tutto il gruppo. Prof, un campionato che voglio dire sembra, al di là del fatto che c'è ancora questo ricorso che potrebbe in qualche modo stravolgere la classifica, diciamo che Città di Gallipoli, Ugento, Otranto, Vetrana e Manduria in questo momento sono le squadre che hanno una marcia in più rispetto a tutte le altre, no? Però voglio dire, è un campionato anche questo particolare, nel senso con questo, come tutti i campionati, a dicembre si stravolge, chi più a polvere spara e quindi si può vedere un rivoluzionamento della classifica. A differenza dell'anno scorso che non c'erano i playoff, questo si è verificato a un certo punto, nessuna squadra voleva spendere più soldi e solo chi era in cattive acque, diciamo, si è dato da fare affinché ne uscisse fuori. Quest'anno vedo che ci sono sia da una parte e dall'altra, cioè il girone A e il girone B, 5-6 squadre importanti che vogliono arrivare lì, vogliono giocarsi i playoff. Poi non ci dimentichiamo che c'è anche la Coppa Italia. Ecco, la Coppa Italia, il Manduria è stato graziato in un modo abbastanza importante e se non dovesse più dire nulla al campionato, secondo me dovrebbe concentrarsi. Ha citato il Manduria, io ho delle indiscrezioni, pare che Passiatore sia in bilico e che qui in mattinata sia stato visto un certo Branà, quindi questo secondo indiscrezioni, bisogna puntualizzare. Sono cose che stanno vivendo loro, che sanno loro e che onestamente noi, quantomeno addetti ai lavori, lascia il tempo che trova, ci sarà qualche altra situazione, ma è compito della dirigenza, è compito di chi attualmente ha in mano il... Mister, allora, cavalcando questa notizia, no? Voglio dire, un allenatore, come la vive questa settimana con questa spada di Damocle? Può essere soltanto la Vox Populi e magari non è realtà, no? Bastano soltanto le eventuali rassicurazioni della società? Cioè, tu come la vive? Tu da mister, allora, mister, come la vivresti? Ma tanto... allora, in caso si sa che... Tutto legato al risultato. L'allenatore è solo contro tutti, se non con il presidente, con il proprio direttore sportivo che mettono su una squadra. Diciamo.
anche il calciatore più fedele, se dovesse accadere qualcosa, spero di no, perché il mister è un amico e quindi gli auguro tutto il bene del mondo. E il calciatore è costretto a continuare, perché mandi via l'allenatore e non puoi andare via con l'allenatore. È una situazione particolare, il Manduria ha una squadra di tutto rispetto, che se la può giocare con chiunque. Domenica scorsa ha perso meritatamente con una Vetrana cattiva, agonisticamente ha affrontato la partita nel migliore dei modi. Ieri è venuto fuori questo pareggio, scialbo a Ostuni, cioè nelle ultime tre partite il Manduria ha fatto soltanto due punti e quindi è uno score che per una squadra che deve vincere è un po' misero. È chiaro che la Coppa, dopo quella sconfitta pesantissima, magari ti ha dato un po' di vigor. Può aver inclinato qualcosa, era una sconfitta che poi alla fine si è tramutata in un passaggio del turno per problemi di tesseramento legati al Massafra, ma può quella sconfitta aver in qualche modo, come dire, lesionato, inclinato i rapporti tra giocatori, dirigenza, spogliatoio, mister, tutto, tifosi stessi che sono giustamente erano arrabbiati dopo quel sera, non era ma stato... Guarda, io sono ritornato, grazie al mister, che mi lega una grandissima amicizia sia professionale che familiare, dopo 26 anni a Manduria, e aver visto quella tribuna piena, mi sono ricordato la prima partita che ho giocato io qui contro il Manfredoni. Non ho notato nella tifoseria anche contestazione, anzi è stata una contestazione civile e ci sta dopo un 6-0, anzi devi chinare la testa e devi chiedere scusa, e anche dopo la sconfitta della Vetrana non ho sentito nessun fisco, non ho sentito, ma qualche parolina ci sta. Però ripeto, l'ambiente ancora ci crede, qui devi essere forte, devi uscire fuori il carattere, non devi pensare a quello che è successo ieri o magari nell'altra partita, devi andare avanti, perché se sei consapevole di avere una rosa e una società forte, può capitare a chiunque di perdere la partita, come può capitare al portiere della Vetrana di scivolare in quei due episodi che sono brutti da vedere, ma possono... sono capitati anche dei campioni che giocano. Cioè chi ci ha perso lo scudetto. Esatto, perché... ci mettiamo il punto. Cioè chi ha perso lo scudetto. No, certo. Giusto per rimanere sempre, a te lo ti faccio parlare perché sei diretto interessato, rimanendo sempre un rapido commento su quello che è il campionato un po' tribolato del Castellaneta. Ieri stava riuscendo a portare a casa un ottimo punto, è andato sotto 2-0, 2-2, poi ha perso con l'Ugento, che è una signora squadra, e Ginosa, che in ripresa ha battuto 2-0 il Maglio. Un commento veloce su queste due realtà che sono comunque importanti per il calcio ionico. Sì, per quanto riguarda il Castellaneta, sono quasi sempre in contatto con Mariano Scialpi, che è il preparatore dei portieri quest'anno, e mi diceva che c'è una situazione dirigenziale abbastanza critica, ha detto peggio di quella che ha vissuto a Manduria. Per quello che avevamo discusso, solo che a Manduria siamo stati più bravi a saper gestire tutta una situazione. Lì pare che anche domenica, se non si dovesse verificare che ci sia l'ultima svolta, tra l'altro mi diceva pure che saranno penalizzati contro il Manduria per l'espulsione di Vittorio Prete, una persona, un calciatore importante, secondo me, ripeto, sia il Castellaneta ma il Ginosa invece si sta riprendendo, e da voci pare che Geretto, il mister dell'anno scorso di Manduria, sia stato contattato, pare che stiano dando una svolta, perché Pizzulli, no? È andato via, si è dimesso, per questo dico sia Castellaneta che Ginosa. Io sono ad interim, che... c'è il fratello, quindi a questo punto non ho capito, c'è il fratello, ad interim, sì, il fratello. Però so che stanno la squadra che invece è riuscita a uscire fuori, faccio i complimenti a Federico Malacari, e il Massafra. Beh, sì, sembrava che il Massafra dovesse rifare un campionato, non è nuovo, Malacari l'anno scorso si è salvato, no? Subentrò a Pizzoniere e si salvò, sì. Quest'anno è subentrato invece Federico Malacari, sta sbagliando la matassa, quindi pare, sì, che ha fatto due tre pare. Ti do un assist, è la conferma che chi lavora bene con i giovani, poi dopo visto, ti ho dato l'assist, sì, Federico. Ritorniamo alla Vetrana, allora, che mi dici sul mercato di dicembre? Che...
Ti dico, io stasera sono particolarmente sereno, perché noi lunedì, come ogni lunedì, ci incontriamo con la dirigenza per fare il punto della situazione sulla domenica trascorsa. E naturalmente io ho preso l'argomento, perché siamo al 7 di novembre, il 1 dicembre inizia il mercato e quindi mi devo muovere, e ti devo dire che ho avuto una bella risposta da parte della dirigenza. Dobbiamo continuare su questa linea d'onda, vediamo un pochino di capire come intervenire e dove intervenire. Io so dove devo intervenire, sempre in economia, cercando però di mantenere quella che è la colonna vertebrale che ci sta portando a un bel campionato, stiamo disputando un bel campionato. Quindi sono piuttosto sereno, almeno per affrontare, faccio i dovuti scongiuri. Beh, per affrontare questa ovviamente ci sarà anche fra poco, no? Il cambio di terreno. Non è che io ci spero. No, prof, però allora, prof, ascolta. La piazza di Avetrana è penalizzata. Giuseppe, mister Pastorelli conosce bene, prof, la piazza. Io devo sempre ringraziarlo, perché grazie al suo miracolo calcistico, poi sono subentrato io l'anno successivo, grazie al suo miracolo calcistico, e lui ha salvato il titolo. Ha fatto due miracoli, una a Vetrana e l'altro l'anno scorso a Manduria. Io sono disciplina. È bravo. Te lo stavo per dire. La partita a Casarano disse: ragazzi, perdiamo 10-0, ma nessuno si deve far morire. Vinse la Coppa Disciplina. E l'anno successivo io vinsi il premio per l'utilizzo dei giovani. Noi abbiamo provato a fare un nodo al fazzoletto all'assessore che abbiamo avuto ospite la settimana scorsa. Lui ha detto che, diciamo, che subito dovrebbe essere, sono già arrivati i soldi, l'ha detto lui, sì, per il discorso per gli spogliatori. Sì. Iniziano i lavori, un nodo che entro due anni o comunque entro la fine della legislatura il terreno in erba sintetica alla Vetrana. Goffredi, è stato già presentato tre volte il progetto, però il problema è sempre legato che non è più come una volta, quando c'era il discorso del cofinanziamento, fondi europei e via discorrendo. Lo dico anche per un discorso, io sono amministratore a San Marzano e quindi capisco quelle che sono le difficoltà. Io mi auguro che ci sia la giusta via e le giuste condizioni per poter arrivare a quel finanziamento e a quel progetto, perché non vi nascondo che è veramente dura. Ma poi cioè, sì, i calciatori, poveretti, quasi poi avete. No, io proprio. Io ho problemi. Non ci giocherei da sopra. Nei dilettanti, il mister mi può confermare questa cosa. Gli under, che sono di vitale importanza nelle dilettanti, sì, Gander, sì. Quando vedono il campo da Vetrana è un problema. Gli argentini, quando sono un uruguaiano, che poi si offende, che lo chiama argentino quando è uruguaiano, quando hanno visto il campo da Vetrana erano titubanti. Poi sì, è normale, si crea l'ambiente giusto, cioè i tifosi, la gente, il mister che comunque sta facendo un grande lavoro, mister Franco sta facendo un grande lavoro con il suo staff, sì, va tutto da contorno, però purtroppo quello è un piccolo deficit. Sì. Poi, ripeto, lo scorso anno era un'arma a nostro favore, era una squadra che comunque era abituata a giocare su quel campo. Quest'anno, che è una squadra piuttosto tecnica, abbiamo noi difficoltà. Mo, permettetemi una battuta, forse qualcuno si arrabbierà, però noi fuori casa su 4 partite, 0 gol subiti, 3 vittorie. Ad Avetrana abbiamo avuto le due sconfitte stagionali, le abbiamo subite tra le proprie mura. È un fatto poco relativo, non so fino a che punto, però è una squadra che si esprime meglio sul terreno di gioco. Adesso chiedo a Deli Santi. Giuseppe, è vera la notizia di mister Geretto, pare che si stia facendo a Castellaneta? A Ginosa. Ma non lo so, ecco, sinceramente non ho idea, è che è un'indiscrezione, però comunque non so, ecco, Ginosa secondo me potrebbero anche scegliere a un certo punto di riconfermare Vincenzo Pizzulli, ecco, vista la vittoria contro il Maglie, chissà, ecco, che non si possa riconfermare appunto mister Pizzulli. Per il resto, insomma, il campionato di eccellenza l'abbiamo visto questa settimana, ha regalato secondo me anche dei piccoli colpi di scena, insomma, no? delle vittorie al fotofinish, a partire dalla Città di Gallipoli contro il Novoli, per poi
passare anche al pareggio, quello del Massafra sempre nel photo finish contro l'Arbo Risvelli, e il risultato appunto dell'Ugento a Castellaneta, la vittoria nel finale proprio con la rete di Muñoz. Ecco, e appunto come dicevo prima, il campionato di eccellenza è un campionato difficile, molto interessante da seguire fino alla fine. Mi dispiace per la vetrana del direttore Capuzzimati, ecco, è un passo falso sicuramente che non deve preoccupare, perché può succedere e si rifarà sicuramente la prossima partita. Bene, ci allora sono montati la testa. Una parola sul discorso di Armandoia, c'è sempre con la via dei playoff ha un, diciamo, tra virgolette, un discorso più aperto, quindi non si chiude. Allora, fossi Manduria punterei alla Coppa Italia, perché non ti dà proprio garanzie al 100%, non ti dà garanzie al 100% Coppa Italia, anche perché la Coppa Italia tiene presente che non solo quella della fase regionale, dove ci sono le compagini poi dell'altro girone, e poi devi andare nella fase nazionale. Il campionato, voglio dire, c'è solo lo spareggio, devi vincere i playoff naturalmente, che comunque non è scontato, sì. Però poi c'è lo spareggio con la vincente dell'altro girone, dura tutte le carte in regola per fare bene. Cioè, non è chiuso il discorso del campionato, non era questo che volevo rimarcare. Del dire. Basket, poi lo sapete, i playoff è un altro campionato. Sì, perché due anni fa la quarta, non ricordo chi, è andata in Serie D. Quindi... Il mattino. Esatto. Poi dall'altra parte ci sono anche realtà importanti, esatto. Quindi bisogna Manfredonia, Corato, esatto, Bisceglie, sono tre squadre attrezzate. Allora, bene, prossimo turno. Allora, innanzitutto ci sarà il recupero del 10 novembre, sia alle 7:30, Ugento-Manduria, partita, ripetiamo, che è stata indetta la ripetizione della partita per un problema di lista allungata in maniera incauta dal Manduria. Poi invece il prossimo turno ci sarà domenica regolarmente, domenica 13 novembre, abbiamo Toma Maglie Massafra, Avetrana Otranto, Gallipoli Football Ginosa, Manduria Castellaneta, un bel derby, Novoli Ostuni, Ugento Arbo Risvelli, Virtus Mattino, Città di Gallipoli. Bene, allora, prima di passare alla promozione Girone B, facciamo un excursus con lo sport in Manduria. Qui ci abbiamo Giuseppe Pastorelli, appunto, che è il responsabile del settore tecnico dello sport in Manduria. Allora, parlaci di questo progetto. Niente, questo progetto è nato dalla non continuità con Manduria, con lui, insieme. E con questi sacrifici stavamo andando avanti per poter poi dare un po' di linfa al calcio giovanile manduriano. Voglio ricordare che da un po' di anni non ci sono più ragazzi importanti che possono giocare, diciamo, a livello anche di eccellenza, come under, e che molto probabilmente dietro c'è ancora qualcosa da sanare. Con mister Vito Fanelli ci lega un'amicizia veramente da tanti tantissimi anni. Ci siamo guardati in faccia in uno stage che abbiamo fatto qui a Manduria, sia reso conto di materiale umano che la mia società, e ti parlo di ragazzini ancora di 2013, 2014, qualche 2011, importanti, e ha creduto opportuno di continuare a lavorare con la sua tecnica anche individuale, perché lui durante la settimana, noi stiamo dal lunedì sino al sabato sul campo, riusciamo a curare un po' tutti gli aspetti per quanto riguarda l'attività tecnica, ma anche quella di saper consigliare ai genitori come si devono anche comportare, come devono vivere i ragazzi in una scuola calcio, perché la nostra è una scuola calcio, non è un settore giovanile. Non facciamo agonismo, facciamo divertire i ragazzi, e se la Virtus Francavilla insieme
Orlando, Vittorio Orlando e a Di Punzio sono venuti a trovarci perché abbiamo fissato questo incontro proprio per ufficializzare l'affiliazione fra noi. Quindi collaborazione importante con la squadra. Collaborazione importante, con la Virtus si lavora in un modo attento. Poi le amicizie che legano anche Vito alla Virtus ci ha dato la possibilità di fare quest'alto di qualità, ripeto, noi lavoriamo sino agli esordienti, facciamo attività di base, mi sono prefissato così un paio d'anni, 3 anni, lui vuole finire fra 3 anni di giocare, di allenare, 3-4 anni di poter lanciare qualche ragazzo importante. Perché questo, poi questa è la cosa importante, no? non è la vittoria in sé per sé, vincere, no? Noi lasciamo, credetemi, la vittoria a noi momentaneamente non serve, la vittoria nostra è quella di saper responsabilizzare questi ragazzi a saper vivere, a saper rispettare le regole, a sapersi allenare, perché a volte molti tecnici non sanno che per poter ottenere il massimo devi anche stimolarli durante l'allenamento in un modo attento affinché si raggiungano determinati risultati. Beh, io devo dire grazie anche a Vito, se dopo una mia grande delusione, quella di non aver continuato il discorso con Elio Palmisano, perché anche se lui aveva dei suoi problemi, io sia l'anno scorso, sia 2 anni fa e sia quest'anno, ho mantenuto saldo il discorso settore giovanile, scusatemi, scuola calcio, per poi arrivare a fare il settore giovanile con questi ragazzi. Beh, devo dire che Elio è presente anche quest'anno in un modo attento a quello che sono i nostri obiettivi. E a questo punto vorrei che parlasse un po' Vito, perché sì, Vito, che è poi l'istruttore tecnico di questa scuola calcio, no? Io ho poco da dire, perché ormai sono 18 anni che lavoro con i giovani, ho avuto la fortuna di iniziare subito un campionato nazionale under 17 con la Fidelisandria, dove le mie prime esperienze con squadre blasonate come Catania, Regina, Napoli, Palermo, quindi mi hanno fatto crescere. Poi il mio percorso, più andavo avanti e più a livello professionale cresceva, come realtà di Padova, ho fatto anche responsabile ad Avezzano, la mia esperienza in 3 anni con l'Accademia di Marco Amelia in Belgio, quindi mi hanno fatto ancora di più innamorare del mondo giovanile. Poi 2 anni fa è venuta la chicca, diciamo, ad un'età ben avanzata, quindi ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere Claudio Vigorelli, che è uno dei top management nel mondo, e guardo in Puglia se ci dovessero essere dei talenti, ma difficilmente in questo anno e mezzo di lavoro ne ho trovati, perché a livello davvero giovanile si lavora poco, perché si pensa tantissimo al risultato. E ritornando allo Sporting Manduria del professor Pastorelli, ho notato innanzitutto un'educazione reciproca nei confronti dei genitori verso lo staff e verso il professor Pastorelli, nei bambini molta attenzione, molta educazione, e quindi mi facilita anche con Gregorio Calò il lavoro con loro. Io sono un fanatico per il dettaglio, ho anche studiato come maestro di tecnica, quindi mi aggiorno sempre, perché ho ancora voglia di dare. Ci sono dei ragazzi che giocano nei professionisti, quindi mi ritengo di essere soddisfatto sotto questo aspetto. E nello Sporting Manduria ho individuato delle qualità anche tecnico-coordinative, dove con i suoi consigli e con magari la mia esperienza ogni giorno stiamo crescendo pian pianino, ma soprattutto ho notato, lo faceva notare il mister, abbiamo aumentato anche il numero degli iscritti, quindi vuol dire che qualcosina di buono stiamo facendo, lo continueremo a fare in silenzio, con molta umiltà e senza mai esaltare qualcuno. E i bambini devono essere sempre sorridenti quando entrano nel centro sportivo, mai arrabbiarsi con loro, anzi dargli una grande mano, perché scuola calcio significa educazione sport, quindi noi siamo fieri, io sono fiero di far parte della scuola calcio del professor Pastorelli, e
fiero anche di collaborare con la Virtus Francavilla, perché mi lega una grande amicizia con il vicepresidente Donatiello, con Orlando, quindi ho tanti amici, e questo vuol dire che anche dalla parte nostra, c'è, dalla parte del Francavilla, c'è reciproca stima. Ecco Giuseppe, vedo volti nuovi, tipo di Punzio, no? Portiere del, del Francavilla che fu, no? Del Francavilla che fu, quindi ci sono del, anche, ma anche del Manduria, anche del Manduria, quindi anche del Manduria, di cui lui fa parte dello staff del settore giovanile del, della Virtus Francavilla, una figura importante, dico, vabbè, la dice lunga, se quando ci si mette una persona giusta al punto giusto le cose vanno in un determinato modo. È questo che bisognava, o bisogna ancora un po' guardarci intorno anche nella, nel mio paese, per poter raggiungere qualche risultato in più, specialmente, ripeto, nel settore giovanile. Io sulla prima squadra ormai ho dato e mi auguro che il Manduria arrivi all'obiettivo di arrivare in Serie D, me lo auguro con tutto il cuore. Però anche quest'anno molto probabilmente qualcosa di importante come settore giovanile ancora non è stato fatto. Bene, allora, non so se conoscete Francesco Laucello, che dice saluti a Gianni. Gianni chi sarebbe? Come si chiama? No, non è Zelig, c'è quello che dice Gianni, io sono Gianni Gianni. Potrebbe essere lui. No, volevo riallacciandomi a quello che ha detto il prof, premesso che il prof è un'istituzione, no? Poi ho avuto il piacere di lavorare per 5 anni con persone a te molto care come Mr. Stasi, e riconosco in te, esatto, riconosco in te quella grande passione che però molti non capiscono, perché il calcio è strano, il mondo del calcio è strano, non si può dire mai la verità o quasi, perché altrimenti vieni tacitato di essere fuori, sì, esatto. E quindi invece io ti apprezzo proprio per questo. Beh, voglio dire, pur essendo forse un anno, se fossi anche tra virgolette non avrebbe la parola avversario, non mi piace, competitori, tu con il Tato, noi con gli Diavoli di Rode, però ripeto, riconosco in te e vedo anche i bambini, voglio dire, tante quelle. Una domanda a tutte e due, ma che mi viene da dire, essendo io stato genitore, ma molto tranquillo, perché ho fatto anch'io lo mio sport, però nel basket, il rapporto con i genitori, riescono, tra virgolette, chiaramente, a stare al loro posto, tra virgolette, chiaramente, il loro posto è tra virgolette, non voglio essere... Bisogna dire sempre la verità, ho detto nella mia presentazione, ho trovato davvero un rispetto nei nostri confronti, perché deve essere così, abbiamo avuto il primo incontro con loro, perché siamo prefissati degli incontri ad hoc con i genitori, il primo è stato fatto perché è giusto parlarne con loro, devono capire che lo sport innanzitutto è crescita formativa e aggregativa, e poi se c'è il bimbo predisposto al calcio lo notano tutti quanti. Il calcio purtroppo è natura, la scuola calcio è formazione, non è detto che un bambino bravo può diventare un calciatore. Diventare calciatore oggi è diventata una cosa complessa, perché ci sono tanti introiti, ci sono tanti agenti, pseudo procuratori che promettono, magari chiedono soldi anche ai genitori, i genitori pur per far giocare il ragazzo pagano, quindi prima invece no, era diverso, noi giocavamo per strada, eravamo forti, ci chiamavano e andavamo. Possiamo dire, lanciare un messaggio dalla vostra cultura calcistica a noi genitori di lasciare, di fidarsi completamente del valore di educatore, di allenatore, del mister, di una scuola calcio piuttosto che di un settore agonistico? Possiamo lasciare un messaggio a tal proposito, prof? Io penso che sia la giusta attenzione che un genitore dovrebbe avere. Noi stiamo vivendo una situazione imbarazzante dopo il Covid e vedo molti bambini che sono fuori da quello che è un discorso proprio di educazione, plagiati dai genitori che per aiutarli li stanno danneggiando. Beh, io ho mandato dei messaggi, perché non piace parlare alle spalle, ho mandato dei messaggi importanti anche su Facebook, dove pregavo alcuni genitori di essere un po' più resti sotto l'aspetto di plagiarli sempre, di accontentarli sempre e di far fare forse alla figura di un educatore vero, però che non dia un esempio stolto dell'educatore, e che si affidassero a persone qualificate
se loro prendono in considerazione il fatto che il figlio debba fare sport, qualsiasi tipo di sport. Per questo dico, io penso che i genitori adesso dovrebbero incominciare a guardarsi loro intorno per essere aiutati, perché stiamo attraversando, io vivo nella scuola, mi accorgo che la generazione di ragazzi, l'adolescenza, tutto quello che vogliamo dire è problematica, ma mi accorgo che molti ragazzini, molti genitori a volte nascondono le manfrine che loro stessi forse danno la possibilità di farlo. Bene, allora. E poi voglio dire, tanto è finito 1-1 il posticipo tra Foggia e Avellino. Voglio dire, poi io, tra virgolette, no, sono quasi invidioso della scuola dove tu lavori, perché voglio dire, insieme a te lavora anche un mio carissimo amico che è il coach, non è miss, so, sarà il coach Mimmo Spinosa, grande protagonista col suo Grottaglie, 5 vittorie su 5, quindi voglio dire, cioè, fortunati loro. Io, io mi ricordo che il mio professore, non lo posso dire, altrimenti però voglio dire, lasciamo perdere, andiamo avanti. Allora, aggiorniamo la classifica, no? Perché il Foggia va da 14 a 15 e l'Avellino da 12 a 13, quindi raggiunge, sì. Allora, se non hai nient'altro da aggiungere, assolutamente no. Passiamo alla promozione girone B. Prego la regia di mandare la schermata dell'ottava giornata. Il Racale batte il Leverano per 4-0, Tricase batte il Mesagne per 3-1, Brillacampi batte il Copertino per 1-0. Cedas Brindisi batte il Melendugno per 1-0, Taurisano batte l'Atletico Martina per 1-0, Veglie batte Locrotondo per 3-1, Talzano batte Ceglie per 2-1. La classifica: Atletico Racale solo al comando a 22 punti, Brillacampi 20, Mesagne 18, Tricase 16, Talzano 11, Copertino e Veglie e Taurisano 10, Locrotondo 9 insieme alla Cedas Savio Brindisi. Atletico Martina e Leverano 7, Ceglie 5, chiude il Melendugno a 0 punti. Allora, prima vittoria di Pettinicchio, sì. No, del Talzano. Ha rischiato anche. Però l'importante è che sia arrivata la prima. Sì, diciamo che non credo, poi ripeto, c'è chi massica calcio più di me, non credo che una settimana e mezzo possa in qualche modo un allenatore influire più di tanto. Diciamo che fammi essere felice, perché tornando al fattore ai ragazzi, no? L'1-1 lo ha fatto San Cesario, Vincenzo San Cesario, che è un ragazzino 2003, scuola dribbling, passato anche per i Diavoli Rossi e poi è andato al Talzano. Ecco, io quando vedo questa realtà, poi quando a molti dicono ma a Taranto, certo, probabilmente non escono i campioni alla Maradona o alla Messi, però voglio dire, magari a veder bene tanti piccoli ragazzini li abbiamo persi per strada. San Cesario, sono io, Gatto, lo stesso Gatto che viene dal settore giovanile del Taranto, anche lui ex Diavoli Rossi, voglio dire, anche Mandure, voglio dire, ha fatto nulla, è una vittoria importante, ripeto, si era messa male, sì. Però ripeto, è stato bravo a ribaltare il risultato, credo che sia ancora presto per vedere la mano, se non nel fatto carismatico, però, no? Cioè, per ti dico, un personaggio carismatico, e poi fondamentalmente voglio dire, più o meno, non dico che sono quasi tutti i ragazzi dell'anno scorso, ma quasi, cioè c'è stato soltanto un inserimento. Vabbè, massiccio della Juniores. Sì, conosce l'ambiente lì. Sì, conosce l'ambiente. Comunque, ripeto. Sì. Per non stravolgere tutto. No? Sì, sì. Anche perché fondamentalmente ricordiamo, no, se le parole hanno un peso, era una squadra creata con dei giovani per potersi salvare tranquillamente. Ecco, credo, diciamo che c'era un progetto. Credo che progetto, fondamentalmente è una metà, sì, classifica che, allora, non può lasciare Cataldo, delusi. Quasi certamente sarà Racale e Brillacampi, no? Magari con il 2. Sì, però diciamo ha un leggero ritardo di 4 punti, sai? Poi è chiaro, però, che soprattutto con l'avvento del girone di ritorno, noi siamo una squadra che comunque ostica da affrontare con dei punti saldi. Il Brillacampi sono anni che lavora bene
l'anno scorso, negli anni in promozione, l'ho sempre vissuta anche come piazza, perché lavora, è una società che lavora benissimo, che fa sempre delle bellissime compagini, bellissime squadre. E poi l'allenatore Patruno, che è da 4 anni. Beh, Patruno è, alla fine è un dirigente, sì, è un dirigente a tutti gli effetti. Fammela passare questa cosa, perché alla fine è nato con quella dirigenza, è stato giocatore storico del Brilla Campi, e lavorano con una bellissima, c'è cioè una bella sinergia. Negli anni passati era sempre partito, diciamo, c'è stata una falsa partenza e poi e comunque c'è stato un crescendo e si sono sempre salvati in maniera tranquilla. Quest'anno sono partiti bene, comunque c'è stata anche, hanno puntellato, Laghezza in porta, sappiamo c'è benissimo quanto fa. Io ho avuto la fortuna di averlo in squadra, sono punti che tu metti in cassaforte. Il Racale ha l'obbligo di ritornare in eccellenza, obbligo tra virgolette di ritornare in eccellenza, perché comunque lo scorso anno ha perso i play-out, quindi c'è voglia di ritornare nella massima serie pugliese. E Mesagna comunque è una squadra che comunque farà il suo. E poi comunque voglio dire, Mesagna ha anche una bella struttura, il campo. Ha una bella struttura, però ripeto, è stata una bella, hanno costruito, è una bella squadra solida, ci sono dei punti fermi, poi hanno ripreso Schirinzi, ex Francavilla, che viene da un periodo di inattività, di Fino, che comunque non so se ha creato una sinergia anche con la scuola calcio di Orlandini, non so se ha. Da limare. Ok, vabbè, però voglio dire, sono piazze importanti. Sentiamo Giuseppe Degli Santi. Ma sì, avete parlato prima del Calzano, insomma, stavate parlando comunque in generale della promozione Gironi B, mi sembra, perché l'ultima parte non l'ho ascoltata, ecco, probabilmente qualche problema di connessione. Non so. Sì, era quello, stavo parlando appunto delle squadre ioniche tarantine della promozione di Gironi B, stavo parlando appunto del Talzano che ancora, voglio dire, dopo 10 giorni non si vede ancora la mano, no? del tutto di mister Pettinicchio, pur essendo lui fresco ex allenatore del Talzano stesso. Sì, no, vabbè, ma in questo caso insomma il Talzano... già si inizia a intravedere, ecco, la mano di Pettinicchio sicuramente, ecco, questo è un successo importante che la riproietta nella zona playoff. Sentivo prima anche il discorso del Mesagne, no? Che secondo me non si è staccato del tutto da Racale e Brilla Campi, anche perché settimana prossima c'è lo scontro diretto, quindi Mesagne e Racale, ed è una partita interessante da seguire. Lì sì che si potrà dire se il Mesagne ad esempio si riavvicinerà alla vetta oppure il Racale prenderà il largo, ecco. Questo è un altro girone molto interessante, ecco, dove io dico anche che il Tricase dirà la sua, ecco, dirà la sua. Il Racale, dicevate bene, ha l'obbligo di vincere questo girone, ma per il semplice fatto che ha dei calciatori di altra categoria, insomma, Cosimo se lo ricorderà molto bene, Melogno sta facendo molto bene in questo avvio, sta facendo veramente molto bene in queste prime 8 giornate, insomma, il girone B di promozione ce lo ricordiamo, è sempre stato un campionato molto interessante, molto avvincente, speriamo che lo sia fino alla fine. Bene, vai col prossimo turno, Goffredo. Prossimo turno che, come dire, casualità vuole che si incontrino e si scontrino, si incrociano le prime 4 della classifica, perché oltre ad Atletico Martina Talsala abbiamo avuto Atletico Tricase e Brilla Campi, quindi la quarta contro la seconda in classifica, poi abbiamo Sceglie Veglie, Copertino, Cedra Savio, Brindisi, Collador, Melandugno, Taurisano, Leverano, Locoro Virtus, Locoro Todd e poi appunto Mesagna e Atletico Racale, quindi seconda contro quarta e prima contro terza. Bene. È veramente una domenica da seguire. Certo, allora lasciamo la promozione al girone B per passare alla prima categoria girone B. La schermata, si giocava la sesta giornata, il San Vito vince a Pezze di Greco per 1-0, il Castellana perde in casa contro l'Ideale Bari per 4-2, Santeramo batte l'Arcobaleno Triggiano per 4-1, Noci Azzurri e Latiano pareggiano per 1-1,
mentre Noicattaro e Giovani Crio spareggiano anche per 1-1. Poi Crispiano e Carvigno 1-1, il Real Sanicando vince a Mottola contro il Real Mottola per 1-0, riposava il Grottaglie. La classifica: Latiano solo al comando a 16 punti, Grottaglie 15, Santeramo e Carvigno 13, Ideal Bari 10 insieme al San Vito, Sanicandro 8, Giovani Crios 7, poi Noci Azzurri 6, Castellana 4, Ragazzi Sprint, Nocattaro e Real Mottola, Pezze di Greco 3, Arcobaleno, Trigiano chiude a 2. Allora, il Latiano che passa al comando, no? Con una partita in più, il Grottaglie riposava. Ecco, sarà un testa a testa con il Grottaglie. Allora, conosco bene le due squadre, conosco bene i due mister, Biagio Santoro, tra l'altro Grottagliese Doc. Certo. Grottaglie è una squadra, è la squadra da battere, senza ombra di dubbio. Il Latiano è un bel mix di Anche la diamo giocatori, uno scherzo, eh. ha un bel mix di giocatori, è un bel connubio, giovani con dei signores che C'ha comunque peso, c'ha, no, peso, colloquio Colo, giocatori che comunque hanno fatto anche la storia del del Grottaglie. Grottaglie. Sarà un bel duello. Domenica già capiremo più di qualche cosa. Domenica ci sta Grottaglie Latiano, Quindi no, Latiano Grottaglie. Latiano Grottaglie, quindi Latiano l'occasione Grottaglie. per Sì, lo so, eventualmente o per il per Latiano ad allungare oppure Grottaglie a scavalcare di 2 punti, Beh, no? Sarà una partita difficile sicuramente da vedere. è una sfida che svelerà un pochino quanto realmente può dire la sua nel campionato del Latiano. È una bella affermazione di una squadra che comunque negli anni scorsi ha sempre lottato per la salvezza e adesso si ritrova in una classifica Sì. piuttosto. Mister Pastorelli, come lo vedi questo testa a testa? Io penso sì, Latiano ha riformato un po', cioè ha ridato un po' di entusiasmo a tutta la piazza. Anche Latiano ha avuto dei trascorsi importanti, ma non da paragonare a quelli del Grottaglie. Io penso che il Grottaglie sarà all'altezza della situazione perché uscirà fuori alla distanza lasciando dietro un po' di squadre, tra questi Latiano. Però, ripeto, può essere anche che a volte, no, il rettangolo di gioco ci può smentire. Però sulla carta do il Grottaglie la squadra Favorito. più Mister favorita. Vito Fanelli? Ma io, bisogna dire la verità, conosco ben co poco questo campionato, anche perché, Però non conosce il perché Grottaglie, no? non mi interesso, però se devo parlare di piazza, ricordo il Grottaglie in Serie D, quindi diciamo, la metto come favorita, ma non conosco Bene. nessuno. Però ne Però mi approfitto. fido di quello che dici. No, ma approfitto la presenza del prof. Così, un tuo commento su questa novità clamorosa, no? Quella della Giovi di Krios. Ah, Cioè, non te lo volevo dire, bravo, tutti i ragazzi, cioè praticamente 2003-2004 è qualche over, chiaramente, di spessore. È un progetto affascinante. diciamo, però andare un po' a ritroso, la Fratta ha costruito un settore giovanile, giustamente adesso deve cercare anche di accontentare quei calciatori che non sono da palcoscenici importanti. E se ha preso in mano la piazza di Tizzano, diciamo, come punto di riferimento, anche se giocano a Calzano, ha preso il titolo, da dare anche a chi ha dato tanto nel settore giovanile, partendo sempre da giovani, poi la politica giusta, con un allenatore importante come Stante, dico che onestamente la sa lunga su quello che può essere la gestione di un ragazzo, il connubio giusto, mettendo quei due o tre elementi che siano, diciamo, che portano esperienza nella gara di qualsiasi partita di ogni domenica, penso che a lungo andare, se continueranno ad fare questo discorso importante, soddisferanno due situazioni, quella dei ragazzi che sanno dove andare a finire e dove potersi divertire anche la domenica, in una categoria che può essere poi fra un po' di anni anche la promozione o l'eccellenza.
Mi avete anticipato sui giovani Pirs, perché volevo ringraziare e sottolineare la bravura del presidente La Fratta e del direttore Fabio Ancona, che saluta un amico paterno. Fabio Ancona. Vabbè, La Fratta lavora da tanti anni e lavora bene con i giovani. E io ho un suo tesserato, che tra l'altro è under, titolarissimo, ma adesso ha avuto un piccolo infortunio, Pasquale Marangione. Quando chiamai il presidente La Fratta all'inizio, mancava una settimana all'inizio del campionato, e chiesi Marangione, il presidente mi disse: non ci sono problemi, diretto, la correttezza nel calcio, quello che paga sempre, come mi può insegnare mister Pastorelli. Direttore, non ci sono problemi, se il ragazzo merita e ha questa possibilità, ben venga, cioè, parliamo di eccellenza, prima categoria, ben venga. È veramente un comportamento che magari fosse così con tutti i massimi dirigenti, e volevo pure sottolineare questo buon lavoro che fa con i giovani. Quest'anno credo che abbia superato le 10 unità di ragazze che sono andate a giocare nel calcio, tra virgolette, che conta tra Bari, Sassuolo, cioè, e poi ricordiamo, credo, e questo è un grande risultato, vorrei... parecchi ragazzi al Fasano, non vorrei dire una fesseria, credo che il giocatore tra tutti importanti, ma per esempio Colloquio, che gioca in Serie B con l'Ascoli, che sta facendo un grande campionato, arriva dalla scuola Grillo. Questo perché per dire che Motolese Bologna e ha fatto sì, e ha fatto anche panchina in Serie A all'epoca di Mihajlovic, ora non seguo sempre, però è vero, ha fatto tante cose, però anche lì, no? Però guarda caso, sono ragazzi tarantini, ma sono tarantini. E siamo sempre al punto di partenza, sono tarantini. Anche quando stavo con Vlasic c'era un certo Maiorino, che adesso sta a Francavilla, e che Manfredonia, quando lo vide, disse: questo è il calciatore, me lo prendo. Vogliamo parlare del 2005 Fragnelli, che sta a Foggia, Firenze. Cioè, voglio dire, cercavo di sfatare questo tabù. Ripeto, magari non uscirà Messi e Maradona dai settori giovanili e dalle scuole calcio di tante però. Però i giocatori ci sono, il problema è capire perché poi lo rimangono qui. Vabbè, ma è storia lunga. Vai. Allora, vai, prossimo turno. Allora, settima giornata: San Vito Castellana, Arcobaleno Trigiano, Real Mottola, Ideal Bari, Noi Cattaro, Latiano, Grottaglie Calcio. Quasi quasi ci facciamo fare gli accrediti, ce li andiamo a vedere questa partita. Real Sadicanda, Atletico Pezze, Carovigno, Noce Azzurri, Crios, bellissimo derby tra due scuole calcio elite, come si usa dire, cioè giovani Crios, ragazzi Sprint Crispiano, si giocherà sicuramente a Talzano, riposa il Santerbo. Ti dirò, sono indeciso tra andare a vedere il top della partita oppure andare a vedere. Ma guarda che Crios Crispiano è una bella partita. È vero, ma la mia pure è quello che sembra di dire, tu non devi parlare, se no ci massacrano. Va bene, vai. Allora, lasciamo la prima categoria, girone B, per passare al girone C. Ecco la schermata: Cursi e Galatina pareggiano per 1, anche qui la sesta giornata. Don Bosco Manduria batte il Fradagnano per 3-1, da quando sono venuti qua. 2 su 2. Fabrizio Miccoli batte la Virtus Lecce per 5-0. Galatone e Ruffano 1-1. Refugis perdono in casa contro il Capodilego per 2-1. Il Parabita e il Secri pareggiano per 1-1. Il Vernole e l'Accademia Sava pareggiano per 2-2. Ha riposato il Zollino. La classifica: Cursi punti 16, solo al comando. Galatone 13. Galatina e Capodilego 10 punti, poi Refugis, Fragagnano 9 punti, il Parabita 8 punti, Ruffano e Don Bosco Manduria, Fabrizio Miccoli e Vernole 7 punti, Secli 5 punti, Accademi Sava 4, Virtus Lecce 3, chiude il Zollino fanalino di coda a 1 punto. Allora, questo Cursi che fa sul serio, no? Diciamo che in questo campionato, dove essere sincero, io ho un occhio di riguardo, diciamo, per le nostre, no? Voglio dire, sì. Quindi fondamentalmente Don Bosco Manduria, da quando sono stati ospiti qui, 2 su 2, sei tu che hai rovinato la media, caro il mio direttore, quindi devi fare ammenda di ciò, perché chi viene qui ha sempre vinto, quindi tu mi hai rovinato la media. Ho vinto contro il Mali, la prima volta che sei venuto hai vinto il derby.
Esatto, e poi avete conto in maglie. No, diciamo Torresi mi ha dato la profezia. E poi il tuo miss invece è venuto e ha perso. No, c'è, cioè, c'è stata una, diciamo, una puntata alternativa, no, questo non lo sai. Ah, no. Vabbè, comunque poi Cursi già lo scorso anno rischia di vincere il campionato. Infatti, ecco perché ho detto, sarà sicuramente la... Però poi ci sono il Fragagnano, le... Ma anche qui, sì, dire, anche qui ho un occhio di riguardo per, al di là degli amici di Fragagnano, dove c'è mister... Frusi. Sì, no, mister Frusi, sì. Frusi, ecco, conosci bene, no? Esatto, il mio mitico preparatore dei portieri, Peppe Mangiarelli, sì, Peppe Mangiarelli. Esatto. Fammi fare una nota di merito. Vai. Anche all'Academy Sava, no? Una realtà che sì, si è vista tra Sava come città, come paese, come città, come realtà calcistica, si è vista privata dell'eccellenza, si sono rimboccate le maniche, stanno partendo con la prima categoria di Serie C, credo in una settimana. Direttore Biglieri in una settimana. Quasi tutti i giovani, correggimi se sbaglio. Sono esperto, ma il tecnico è Mirko Sarri, esatto, che ho svezzato, dico, con la Juniores del Manduria. E quindi voglio dire... C'è degli schiavi anche, no? C'è degli, sì, schiavi, quindi... Seguiamo con grande attenzione queste squadre pugliesi, con queste squadre ioniche, tarantine, e facciamo il tifo per loro. Poi, ripeto, come ha detto giustamente Aldo, il Cursi è una realtà... Beh, la classifica adesso si è accorciata, come la Don Bosco può rientrare. Come sempre. Discorso. Allora, abbiamo il prossimo turno, settima giornata, Academy Sava Refugis, Fragagliano Zollino, quindi per il Fragagliano una pronta occasione per ritornare alla vittoria, capo di Leuca Cursi, altra bella partita, Galatina Parabita, Ruffano Don Bosco Manduria, Secli Fabrizio Miccoli, Virtus Lecce, Galatole, riposa il Bernole. Siamo quasi addirittura d'arrivo. Allora, facciamo così, congediamoci con Giuseppe Degli Santi, che è il telecronista di Canale 9. Grazie ancora per la tua presenza, anche se pure in video, Giuseppe. Lo so, sono ancora in video, lo sai, i soliti problemi, ecco, di spostamento. Comunque, voglio fare i ringraziamenti, io naturalmente vi ringrazio ancora una volta a te, a Goffredo, per l'ospitalità, ringrazio naturalmente tutti i telespettatori che sono rimasti fino a questo momento con noi, ringrazio naturalmente anche gli ospiti che sono stati da te in studio, hanno reso una bella serata di calcio, parlando naturalmente dalla Serie C alla prima categoria, insomma, tanto calcio, e ovviamente ci auguriamo che questa stagione sia una delle tante indimenticabili, diciamo così. Grazie ancora a te, Giuseppe, alla prossima puntata, a lunedì prossimo, dai. Ciao, buona serata, grazie ancora. Allora, ciao. Iniziamo da Cataldo Capozzimati, che è il direttore sportivo della Vetrana. Grazie per l'invito, vi auguro una buona serata e arrivederci alla prossima. Anche perché è sempre un piacere. Grazie, ormai sei di casa, no? Però se perdono, nei miei programmi se stato... perde non lo invitiamo più, però. No. Faccio dopo di scongiure. Lui non è venuto, allora sai perché ha perso? Perché non è venuto lunedì scorso. Quindi ora lo mettiamo alla prova, quindi se vince... Tocca. Sarà fatto. Allora, salutiamo anche il mister Giuseppe Pastorelli, che è il direttore tecnico della Sporting. Vi ringrazio e mi auguro che questa trasmissione abbia continuità, perché grazie a Dio adesso a Manduria c'è una trasmissione più attenta. Grazie. Poi noi diciamo, come ho detto, che ho giocato insieme a Tanasi nel Manduria, ho giocato anche con mister Pastorelli nel Manduria. No? Ma lui tendeva a dimenticarlo per la vergogna, no, tu invece vuoi? No, sono stati due anni importanti. Era bravo, Era un buon centrocampista, aveva piedi buoni, qualche volta riusciva anche a verticalizzare bene. Qualche volta dice. Cioè, ti ha distrutto. No, non hai detto la verità, tu dicevi che vestita era di un altro pianeta, che cambiava le partite quando entrava, giusto? Dicevi anche così? Ti ricordi? Anche quello è vero. Allora, salutiamo anche Vito Fanelli, che è l'istruttore tecnico dello Sporting. Grazie per l'invito e complimenti per la trasmissione. No, grazie a voi, perché siete voi poi i veri protagonisti e la rendete interessante. La parola è Goffredo. Io volevo, le approfittavo per innanzitutto, fammi ringraziare. No, siamo arrivati a saluta Gianni di Zellig Memoria. Volevo ringraziare innanzitutto tutta la redazione di RTM, no? Sì. Gli editori che ci stanno offrendo questa grande possibilità. Volevo ringraziare i numerosissimi spettatori
spettatori che hanno seguito anche questa puntata. Volevo permettermi di ringraziare una persona che di solito era al tuo fianco, che quest'anno ha in qualche modo abdicato temporaneamente, che è il grande in tutti i sensi. Dobbiamo fare in modo che ci ritorna. Cioè, di buon chiarura, anche perché a me onestamente manca il suo aplomb e soprattutto il suo scatasce. Esatto, il suo scatasce. Soprattutto. Sì. Prende il suo posto dicendo grande messa catavota, così lui sarà sicuramente messa catavota sarà contento. Nulla che dire, speriamo di continuare su questa linea, avendo sempre gli ospiti importanti. Ricordo per i più distratti che, come ha detto giustamente prima il buon degli Santi, è l'unica trasmissione che parla dalla Serie C alla prima categoria, e quando ci sono gli anticipi della Serie A diamo anche i posticipi della Serie A, diamo anche qualche informazione sulla Quindi Serie A. Quindi diciamo che una trasmissione sui generis a voi, no, che allora, a tutto tondo, mi piace più dire una trasmissione a tutto tondo, dove l'unico impegno per tutti i nostri ospiti è solo la verità, nient'altro che la verità. Bene. Bene, detto questo, noi ci congediamo. Allora, Sportivissimo al Triplice Fischio ritorna lunedì prossimo, come sempre, puntuale alle ore 21. Buona serata a tutti.